Il primo semestre di quest'anno direi che conferma i dati incoraggianti dell'anno scorso, dove abbiamo storicamente toccato tre record importantissimi: i passeggeri, i croceristi, il numero di navi e le merci convenzionali. Nel primo semestre direi che abbiamo confermato questi dati, grazie anche alla realizzazione di importanti traffici che sono nati e cresciuti con gli investimenti che sono stati realizzati, e sapendo ciò che abbiamo in cantiere, quindi 800 milioni di euro di investimenti nei prossimi anni, siamo ottimisti in un futuro positivo che ci aspetta. Direi che la situazione legata al tema delle autorità portuali è molto chiara: il piano verrà recepito da Palazzo Chigi, dopodiché si deciderà che tipo di struttura, ovvero che strumenti di legge utilizzare per realizzare quello che sarà deciso. Sono situazioni nelle quali noi siamo presenti con i nostri numeri, con i nostri dati, con i nostri investimenti, con i nostri investitori, per cui auspichiamo di continuare il percorso che stiamo facendo senza subire traumi e problematiche, e devo dire che questo ottimismo nasce dalla concretezza che abbiamo sul nostro territorio, soprattutto paragonandola a situazioni magari diverse da altre parti. Beh, fondamentalmente oggi non esiste un numero che può consegnare questo tipo di certificazione. Si parla dei porti core, e il porto di Savona sarà un porto core con metà del traffico della piattaforma, quindi decisamente a breve termine, in un paio d'anni.